Salve a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Quel Tale Ale. Eccoci qui di nuovo con Valiant Arts. Riprendiamo subito correndo dopo una brutta notizia. In realtà imboschiamoci qua, visto che l'ultimo video è finito con ci hanno informato che Carl era morto durante la fuga. Ok, forse possiamo andare. Forse, proviamo. Sì. Ci stanno cercando. Ok, per un pelo. Andiamo da sto lato, visto che di là ci stanno i policemen. Non c'è niente da cercare qui, no? Attenzione. Dai. Calla. Istantaneo proprio si gira. Che cos'è? Vabbè, allora ditelo. Non c'era quell'uomo lì prima. Che cos'è? Sto facendo la spola su e giù. Aspettiamo allora, momento. Ok. Stavolta mi imbosco qua. Attenzione che dobbiamo stare attenti a qualunque cosa, quindi. Aspetta, vediamo se si gira. Vai. Attenzione. No, però poi quello si gira qua. Panico. Non è vero, facevamo in tempo a scendere. Merda. Vai Carl. Oh, Carl. Oddio. Mamma mia, panico con ste rotellone. Ci credo che l'hanno ucciso. Eravamo noi a controllarlo, ecco perché. Allora, qua succede qualcosa. No, la stiamo chiudendo. Ah, ok. Allora, un momento, prima vediamo cosa c'è qui. Un albero, ok. Dai. E ditelo. Dove sto? Aspettalo, è veloce. Altro lato. Subito. Ma che stai fuori? Fratello! E che cos'è? Ce la facciamo? Sì. Dove andiamo? Ah. Ok, prendiamo una mela, gliela... Ma prendiamo la mela. No, non le prende. Non è impossibile che non le prende, scusa. Ah. E quindi ci hanno beccato, mi sembra. No? Ah, no, li abbiamo distratti con le mele. Mamma mia, però, pure loro. Li ho distratti con le mele, guardate lì, Sherlock Holmes. E Watson. No, dall'altro lato. Veloce che questi mi ripassano. Ok, vai. Grandissimo Carl. No, perché si girano sempre ogni volta che aprono qualcosa. Corrispondenza militare. I soldati riceveranno cartoline particolari che potevano spedire con militoni. In questo modo i fratelli assegnati a unità diverse potevano restare in contatto. Se più membri di una stessa famiglia cadevano in combattimento, gli altri non venivano rimandati a casa. Intere famiglie furono spazzate via dalla guerra. Qua non c'è niente da prendere. Dai, questi qua. Che cosa?
Vai, vai. Ticello. Andiamo sull'albero. Vai. Quelli saranno ancora sotto ad indagare. Ok. Scendiamo qui. Aia, quello è venuto proprio. Che cosa? No. Con estrema velocità, Qua ci inchiappettano. Che cosa? Strafuga prosegue, non in modo estremamente. Eccala. No, giù. Volevo prendere la bottiglia di vino, ma. Cos'è? Dai, dai, via, 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 via. Ok. Che sicuramente ci servirà. Vai. Infatti. Oh. Via, via, via. Occhio, occhio. Vabbè, allora stiamo freschi. Qua ci vedono pure. Qua che stiamo. No. Come facciamo? Ma, quindi stiamo imboscati comunque anche qui. Aspettate, ma. Scusate. Così. No. Stiamo un attimo. Una situazione difficile. Te lo pizzo qui, buon uomo. Allora, prendiamoci anche questa. No, no, la cartolina di. Vabbè. Un momento, te lo appizzo qua e mi prendo la cartolina. Vabbè, allora sei un po' così. Imboscati e leggiamoci la cartolina. Britons, rivista inglese, la rivista London Opinion, incoraggiava i civili inglesi ad arruolarsi. La copertina riprodotta la celebre immagine di Lord Kitchener, segretario di Stato alla guerra, che esortava i britannici ad arruolarsi. Nessuno sfuggiva al suo sguardo penetrante, un po' come quello che ho usato dagli americani. Ce la facciamo qua? Ok, queste fasi. Panico. Lo sarei portato volentieri perché magari. Ecco, ci poteva tornare utile. Attenzione, adesso ci portiamo i montoni. Vai, vai, così. Dai, dai, dai. Mi raccomando, non fate cazzate. Vai con i pecoroni. Mamma mia, che fuga sportiveggiante. Dai, oh, ma che stai fuori? Mamma mia, panico. Dribbling del pecorone. Che cos'è? Organizziamoci. Piano. Che cos'è? Scusate, panico. Aspettate, mamma mia. L'ultimo secondo. Mi hanno lasciato da solo, sti bastardi. Che cos'è? Che cattiveria. Mi hanno escluso i montoni. Mamma mia, che cattiveria. Non mi volevano neanche loro. Come mai? Là. No, no, attenzione. Via. Attenzione. Mettiti dietro al. Qualunque cosa. C'è anche un collezionabile lì. Ce la faremo? Imboscati. L'ha preso. Okay. Bretelle, l'accessorio fondamentale del soldato. Le bretelle all'epoca erano più diffuse delle cinture e reggevano anche i calzoni ricoperti di fango. Il soldato che dimenticò queste bretelle doveva avere una cintura valida. Vai. Comunque bellissimi i disegni, mamma mia.
Corri, corri. Mosca di qua dentro. Aspetta, Manuel. Mamma mia. Momento. C'è tipo proprio a rallenti. Prenderci. Ce l'abbiamo fatta. Adesso si spiega. 15 settembre 1916. La terribile battaglia della Somme infuriava ancora. Alla fine, i caduti sui due fronti sarebbero stati più di 1 milione. Freddy fu incaricato di consegnare una nuovissima arma. Finalmente una svolta in un conflitto letteralmente impantanato. Ma anche il barone von Dorf contava su quella battaglia per mettersi in luce con i superiori. Perfetto, ragazzi, allora io direi che ci possiamo vedere con... Ma no, no, anzi, continuiamo, dai. Tanto ho visto, il video è ancora corto, facciamoci un altro po'. La battaglia della Somme. Gli inglesi diedero inizio alla battaglia della Somme con l'obiettivo di allontanare i tedeschi da Verdun e tentare un attacco decisivo. Per la prima volta quel giorno, il 15 settembre del 16, furono usati carri armati in combattimento. Dal 49 carri Mark I dell'esercito inglese, 18 erano operativi e di questi solo 5 furono utilizzati. La battaglia della Somme si concluse alla fine di novembre del 1916 con un bilancio di 650.000 tedeschi, 420.000 inglesi e 195.000 francesi caduti. Il carro armato Mark I, costruito nella massima segretezza, il carro armato deve il suo nome inglese Tank, a un sotterfugio usato per nascondere il progetto alle spie. Sui documenti ufficiali si parlava infatti di un veicolo con un serbatoio, in inglese Tank per l'appunto, ideato per rifornire d'acqua alle truppe russe. Il primo modello, fantasiosamente battezzato Mark I, ebbe un impatto psicologico tale da svuotare le trincee nemiche, ma ben presto i tedeschi ne individuarono i punti deboli. Il Mark I infatti era poco affidabile e le condizioni al suo interno erano terribili. Ok. Però che figata, vedete. Anche il primo carro armato. Così, un cattiveria. Attenzione. Dove sono? Dove sono? Ci penso io, ragazzi, ci penso io. Così, oddio. Mamma mia, senti il sound. Sono altri aerei? No. No, perché di solito quando ci stanno gli aerei conviene mettersi un po' in pendenza in modo tale che rimane impennato il carro armato e riusciamo a prenderli. Ok, quelli rossi sono da lasciare andare? No, sto cazzo, sono bombardieri. Momento. Ok. Ok, siamo sempre la stella. Panico. Momento. Dai che ce la facciamo. Sì, non cattivare. Ok, ci piace, ci piace. Attenzione, eccola. Andiamo a piedi, va. Mamma mia, quanto qua sotto. Aia. Via, via. Occhio che ci sta il bot. Perfetto. Aspettate. Allora devo fermare forse. Momento, momento. Ok.
Telegramma dalla Nuova Zelanda. È maschio, stop. Brian, stop. Madre e figlio, ok, stop. Ci manchi, stop. E magari qualcuna me la prendo. No? No, mi prendo le bombe, va bene uguale. Ci arriviamo là sopra. Proviamo. No, no, panico, panico, via. Momento. Allora, qua non mi posso arrampicare. Tipo. Oddio. Ecco, perfetto. Salga, salga. Altro lato. Un po' più dritto, un po' più forte. Dove scappate? Dove scappate? Mamma mia, il nostro Marines. Torniamo in superficie, va. Che fa? Ma scusate, carro era mio. Beh, era esploso il mio, ma me ne davate un altro, no? Posso? Ditemi di sì. Non è... Ah, sì, sì. Cattivario. Mamma mia, sfondiamo tutto. Anche i bunker. Penso io. Not to worry. Giovane. Stai calmo. Stai calmo. Estremamente calmo. Attenzione. Aspetta. Un po' più basso. Non è vero, va bene. L'aereo. Solo uno ce n'è rimasto che ci segue ancora. Imperterrito. Poteva entrare anche. Aspetti, buon uomo, so che ci sono gli aerei, sto cercando di batterli un pochino. Aia. Perfetto. E mo attestate. Vai anche noi con cattiveria. Il nostro appuntito, attenzione. Attestate, attestate. Che è su quick time event, scusate. Attenzione. Rissa. Mamma mia, dal carro armato alla rissa da pub. Attenzione, il dente. Dopo troppi passi falsi e troppe battaglie perdute, il barone von Dorf fu degradato e dislocato lontano dal fronte. Per lui, un destino peggiore della morte. Gennaio 1917. Emil, costretto a letto, implorò Anna di recarsi a Saint-Mihiel da sua figlia per darle la triste notizia della morte di Carl. Anna partì immediatamente. Ok ragazzi, allora direi che ci possiamo vedere adesso con il prossimo appuntamento di Valiant Heart. Mi raccomando, come sempre, commentate, fatemi sapere la vostra, ditemi se vi sta piacendo questo titolo o meno e se potete condividete. Ci vediamo con il prossimo episodio, un saluto a tutti da Quel Tale Ale.